con Ivano Zanfi, allenatore di Montecchio, al termine di questa sconfitta, che partita è stata? È una partita difficile, dura. Si sapeva che Modena non era una squadra semplice da affrontare. Noi eravamo anche un po' con la panchina corta, causa qualcuno che non stava bene, malattie, infortuni, ma questo non doveva essere una scusante. Diciamo, ci aspettavamo una squadra un po' più aggressiva, invece hanno cercato di amministrare la palla, di non buttarla via, non ci hanno lasciato molti contropiedi, quindi i portieri tutti e due hanno fatto bene. Dal punto di vista offensivo Modena è stato un po' più cattivo, tra virgolette, nelle conclusioni, e quindi alla fine la spuntata, insomma. 3-0 il risultato finale, però credo che Montecchio debba ripartire dalla voglia di non mollare mai nonostante il risultato negativo. Beh, quello è una cosa su cui stiamo lavorando, e diciamo che non è che mollano, ma tendono a voler risolvere la situazione da soli, e nell'hockey moderno la situazione da soli non si risolve, si risolve solo giocando di squadra. E ci stiamo lavorando, continueremo a lavorarci e speriamo bene. Ora come si riparte in vista dei prossimi impegni? Ma noi siamo, ogni partita per noi è una finale, nel senso che dobbiamo cercare di fare più punti possibili per arrivare al traguardo salvezza il presto possibile. E dopo di lì faremo degli altri conteggi.